Per quale motivo non state giocando la stagione 2? Sono esattamente uno di voi, sono esattamente una persona scottata dall'uscita di Diablo 4, nonostante tutte le premesse, nonostante la base del gioco sia solida e buona, continuerò a ripeterlo per sempre perché così è per il mio modo di giudicare i videogiochi. È una base buonissima, solidissima, nel senso che ha tantissime cose positive, ma l'uscita di Diablo 4 e la stagione 1, cioè il lancio di Diablo 4 vero e proprio, ha distrutto i sogni di un sacco di persone, di un sacco di fan della serie e anche di un sacco di nuovi giocatori che, sentendo la voce dei fan che oh mio Dio, Diablo sta tornando, Diablo 4, come che, oh mio Dio, sta succedendo davvero, poi sono rimaste un po' deluse, tanto deluse, perché anche in Blizzard sembrava non avessero le idee chiare su quello che era il progetto, come doveva andare. Quale sarebbe, qual era la tesa e la pretesa degli utenti e dei fan, ma sono passati ormai più di 3 mesi dal lancio della precedente season, perché dura 3 mesi, ora siamo all'inizio della season 2, della stagione 2, da una settimana, da qualche giorno comunque. Io sono arrivato a livello 100, ho giocato abbastanza, non tantissimo in realtà, non troppe ore, ma è molto veloce, adesso andiamo a vedere perché. E questa season è il momento giusto per iniziare a giocare a Diablo. Se avevate qualche dubbio, se l'avete giocato, siete rimasti scottati come me e l'avete magari mollato per un po', provate la Season 2. Provate la Season 2. Non è un gioco perfetto, continua a non essere un gioco perfetto, ma provate la Season 2. Hanno fatto tantissimi cambiamenti, tantissime cose positive, in mezzo a qualche altra cosa ancora da aggiustare, in mezzo a qualche altro lato ancora negativo che nel tempo spero fissino in meno tempo possibile, ma ci dovrebbero arrivare, ne hanno discusso di alcune cose. Speriamo che si muovano, perché chiaramente sono cose che comunque non salvano il che cos'era al lancio, che cos'era nei primi 3 mesi, che cosa è successo in Blizzard, perché quelle cose che c'erano già nei precedenti giochi non le hanno semplicemente riportate uno a uno nel 4 e andavano bene così, perché hanno dovuto ripartire come se ci sia stato un reset della memoria, delle capacità di una persona che lavora da 20 anni in Blizzard, cose del genere. E quindi quelle cose restano, quei problemi restano, sono rimasti, non li cancelliamo per adesso. Ma il gioco è cambiato profondamente con questa stagione. Non so cosa succederà nella 3, non so cosa avranno in mente per il futuro, ma se la direzione è questa e se vogliono mantenere questo tipo di approccio per il gioco, pur essendo spaventato io un pochino dal come funziona, perché vi spiego un pochettino meglio. La stagione 2, con i poteri vampirici o vampireschi, vampirici, vi fa accedere a un sacco di cose positive. Ora, al di là dei potenziamenti che sono quelli derivanti dai poteri, si tratta di buff, come tante altre season. Hai quella meccanica stagionale che ti potenzia con tot cose da fare. Una volta che le hai prese, GG, cioè te ne dimentichi. È semplicemente è come avere dell'equipaggiamento extra per una season, in mezzo a una meccanica che ti porta a scoprire nuove cose sulla storia, nuove cosine, eccetera, e intanto ti potenzi, fai cose. Intanto aggiungi meccaniche di farm. Ad esempio, i poteri vampirici aggiungono, se ce la faccio a star fermo, aggiungono il sangue potente, questa nuova, è terribile sangue potente in italiano, è veramente terribile. Comunque questo aggiungono, che è una sorta di nuova currency da farmare in eterno durante la stagione per andare a potenziare, a sbloccare e potenziare tutti i sigilli. Quindi tutti questi poteri, scusate, vabbè, chiamo sigilli perché sono abituato a vedere queste cose come sigilli. Andare quindi a fare delle attività di gioco diverse, perché? Perché finalmente, ed è questa la cosa più importante per la quale voglio che sappiate che è ora di giocarlo questo gioco, anche per una settimana, anche per 2 settimane, giusto perché volete fare il contenuto e fine, non importa, ma ve le godete, ve lo garantisco, ve le godete se apprezzate il genere, se apprezzate il gioco e se volete dargli un'altra chance, e questa volta se la merita. E al massimo è davvero una settimana di gioco, due, dove vi divertite. Ve lo garantisco perché è così. Qualunque classe voi scegliate, qualunque cosa decidete di fare, ci sono delle cose divertenti per tutti. Ma soprattutto hanno dato un senso, finalmente, al mondo di gioco. Adesso ogni attività che voi andate a fare, che sia l'albero dei sussurri, che sia l'evento legione, che sia il World Boss che adesso non c'è, che sia la marea infernale rossa che adesso non c'è, tranne il PvP che è sempre facoltativo, oppure questa nuova meccanica della marea, com'è che si chiama questa cosa? Raccolto del sangue, che è la marea verde, io la chiamo così per essere più per comodità, o i Nightmare Dungeon, o cose varie, vi daranno degli equipaggiamenti, scusate, degli oggetti, dei consumabili, che vi permetteranno di andare poi a evocare dei boss.
In questo caso abbiamo, vedete, tutti questi reagenti con la mano tremante, la testa gorgogliante, il cuore abietto che rimane dalla scorsa season, il femore annerito, che questi quattro oggetti servono per evocare Varshan. Varshan, per chi ha giocato la stagione 1, è il boss, era il cattivone della stagione 1, ok? Qua lo evochiamo e ci dà poi questo pezzo qua, che ne servono due per evocare poi Duriel, insieme a... Una volta ucciso il mostro che è Grigoire con il ferro vivente, vi dà questi frammenti dell'agonia, tutti e due insieme, due per tipo, vanno a essere utilizzati per evocare Duriel. Allo stesso tempo avete la paura distillata, ottenibile dai Dungeon Nightmare, dai Nightmare Dungeon, con la bestia del ghiaccio, quindi ne fate 9, andate a craftarlo dall'occultista, vi crea una chiave di un Nightmare Dungeon a livello 31, lo fate alla fine del dungeon, c'è questo, e hanno tutti i boss nuovi hanno una loot table differente, quindi hanno degli oggetti unici che droppano loro. Poi il sangue squisito vi fa accedere allo scontro contro il boss finale della storia di questa stagione, quindi Lord Zir, il cattivone. Ogni cosa che fate, come dicevo prima, vi permette di andare a giocare, fate quello che volete, cioè letteralmente avete la cosa che vi spawna, vi salta fuori, prima ve ne dimenticavate, cioè letteralmente la stagione 1, come il pre-season, era esattamente quello che abbiamo fatto fino a quel momento, ma ti dimentichi del mondo di gioco se non per rifare la fama, che in questo caso non serve più perché hanno accorpato tutto, quindi anche se non fate le missioni queste sopra poco importa in realtà, non è un problemone, ok? Però... prima facevi quello, cioè andavi a fare le cose del mondo mentre facevi un po' di sussurri, mentre ti facevi quello, le maree le facevi all'inizio, quelle rosse, per farti un po' di materiali per andare poi a rerollare i vari pezzi, eccetera eccetera. Questo era un po' il core del gioco, fino a quando non arrivavi a sbloccare poi i Nightmare Dungeon, e da lì era tutto un sali fino al livello 100 Nightmare Dungeon, cercando di andare più in alto possibile se uno lo voleva fare, andando a potenziarsi i glifi, che sono quelli da mettere nell'equipaggiamento, ovvero nell'albero di eccellenza, cioè tutto quello che fate nei vostri glifi con i potenziamenti, quali utilizzate, bla bla bla, io sono un paio al 15, vabbè, roba così, ancora non sono potenziatissimi tutti, ma quello è, così per adesso ce li ho, perché ci vuole un po' comunque di tempo a farlo e non c'ho voglia sempre, ma non importa, perché sto facendo altro. Però ragazzi, scusate, sono un po' malato, se mi vedete deglutire tanto perché sono un po' malato e sto cercando di non perdere tempo, però questo è. Ragazzi, sembra poca roba, ma vi garantisco che la differenza enorme sta nel fatto che quello che vi ho raccontato in realtà funziona per un motivo molto semplice. Fino alla stagione precedente, io avvertivo il gioco come un qualcosa dove dovevo cercare qualcosa da fare. Questa cosa qua mi fa sentire il gioco come privo di contenuto o sbilanciato verso un contenuto singolo. In quel caso, erano i Nightmare Dungeon. Cioè l'unica attività vera e propria da fare, tolta, vabbè, Lilith, Uber Lilith, ma ok, da fare in endgame, nel gioco, stop, fine, non c'era altro. Con la meccanica dei Nightmare Dungeon, con i modificatori, le cose che... Non mi dispiace l'idea, ma secondo me possono fare meglio ancora oggi. Non è comunque brutta, ma possono fare meglio di così. Secondo me i Rift di Diablo 3 non era migliore come idea, ma funzionava di più. Perché era sempre randomico, tu entravi e non sapevi cosa ti aspettava, non c'erano modificatori strani, erano i nemici più forti di prima. Sembra un video di Merrino. I nemici più forti di quelli di prima, ma... Era sempre randomico, in dungeon generati appunto proceduralmente, quindi a caso, e quindi avevi sempre la sensazione di una scoperta nuova. Poi magari sì, rivedevi la stessa ambientazione, rivedevi le cose eccetera, ma era sempre qualcosa di nuovo, perché i mostri cambiavano, perché le cose cambiavano, perché il boss cambiava, queste cose qua. Avevi una barra da riempire, finita la barra, finito il rift, ti riprendi i drop e torni indietro, non è più un altro. Qua devi andare nel posto, fare le varie cose... Non funziona uguale, ok? Non funziona uguale secondo me, perché alla fine cerchi quelli più vantaggiosi, cerchi di fare quelli. E va bene, perché tanto poi cambiano nelle varie season, anche qua ne hanno aggiunti altri. Rispetto alla season 1 effettivamente io non sto più andando negli stessi posti, sto facendo cose diverse, è vero, ma alla fine della fiera continui poi a fare, cadi nel loop di fare sempre gli stessi, bene o male, o addirittura quello che ti sei scelto, che vuoi fare più possibile. Quindi secondo me questa cosa è un pochettino da rivedere, ma il concetto principale è che dal livello 1 al livello 100 il gioco ti prende per mano e ti continua a far fare cose a manetta, perché tutto è utile finalmente, e quindi tu non vai dritto dopo il 50 in una parte sola perché non c'è altro da fare e vuoi raggiungere il 100. Il 100 poi è stato velocizzato in modo incredibile, quindi se avete paura di non riuscire perché ma dal livello 75-80 minchia non si sale più, raga, hanno ragione a dire che circa il 40% in meno, ci vuole veramente niente. Io non ho giocato così tanto, ho giocato tante ore, ma non ho giocato così tanto da dire oh mio Dio, mi sono infognato giorno e notte perché ho anche altre cose da fare, ho anche altri giochi da seguire, altre robe, quindi di sicuro non ce l'ho fatta a farlo. Infatti avete visto alla fine della fiera
sera purtroppo non sono riuscito a far uscire tutte le guide che volevo perché non sono riuscito ad avere il tempo di farle, di provarle, di fare tutto. Sto ancora ultimando quella del druido che vorrei provare, ma mi mancano dei pezzi ed è un casino, e quindi ok. Ma il concetto è che il gioco ti porta a fare la marea, che questa marea verde è sempre attiva ed è allucinante, vi dà un sacco di drop, vi dà un sacco di robe, vi serve per salire di livello a manetta, vi serve per fare robe, vi serve per mettere da parte reagenti, i materiali, per mettere da parte cose, vi dà un botto di leggendari. Questa cosina qua che vedete qua non è il simbolo della marea, il raccolto del sangue è una, proprio una modalità. Voi nella marea infernale, nella marea verde, chiamatela come volete, andate a picchiare mostri, fate gli eventi, vi dà questi, tutti questi cosi qua vi fanno fare chiaramente tutti gli alberi di sussuri a manetta, quindi andate a prendere casse, forzieri e leggendarie manetta. In questo raccolto utilizzate tutti i drop che prendete qua, li utilizzate in questi portalini, andate qua sopra, ci ti evocano elite su elite che danno i leggendari garantiti, ne fate a manetta, c'è gente che li apre per voi, vi potete spartire le cose con il vostro party, con i vostri amici, avete sempre da fare. Finisce quello, sta arrivando un evento legione, vi buttate nell'evento legione, vi dà un botto di exp, soprattutto inizialmente, alla fine non tantissimo, cioè verso la fine da tipo 80, 90, 100, non tantissimissima esperienza, ma comunque si farma bene, però vi dà poi gli oggetti per andare a fare zir e vi dà altre cose. Finisce quello, volete buttarvi nella marea rossa che è spawnata, va bene, andate a prendere gli altri oggetti. Finisce quello, avete fatto ogni cosa che fate ha un senso finalmente. È una grande cosa, è un grande cambiamento, è davvero voltare pagina rispetto alla stagione 1. Non abbiate paura di non pensiate che Diablo 4, perché è stato, io non voglio dire terribile, perché secondo me non è stato terribile, però sottotono nella prima stagione o nel pre-season e non era come vi aspettavate, allora sarà così per sempre. Non fatevi spaventare, il gioco l'avete comprato, il gioco ce l'avete lì, finché non fanno uscire l'espansione che sarà magari per espandere, quindi costerà magari una trentina, 40 euro, non lo so, avete comunque la possibilità di loggare sempre perché il gioco ce l'avete, l'avete comprato, quindi fatelo, provate, vi togliete lo sfizio, fate questa cosa, fatelo. Fatelo perché ne vale la pena. Ora il gioco vi porta veramente a fare un'attività dopo l'altra e tutto. Serve. Continuare a ripetere la manetta, sarete stufi di sentirlo nel video, ma è veramente una gran cosa, un grande cambiamento. Fidatevi. Se vi piace il genere, se vi piace la serie, se siete dei fan scottati come lo sono stato io, giocatela. Non è un capolavoro adesso, non è che oh mio Dio è cambiato tutto, è migliorato tutto, ci sono ancora cose da rivedere, ci sono ancora i filtri dei loot da mettere, ci sono ancora delle cosine che secondo me funzionano in certo modo, cioè funzionano così così, in generale il loot system è un po' cambiato. Quindi alcune cose ci sono, è probabile che ci sia poi nel tempo un ribilanciamento ancora delle abilità, delle cose dei personaggi, perché è un po' così, ogni tanto alcune cose sono un po' strane, sembrano sbilanciate. Non è un gioco perfetto, come non lo è nessuno, però è cambiato tanto. In questi 3 mesi non dico che abbiano rimesso a posto tutto, ma è sicuramente un ottimo momento per iniziare o reiniziare a giocare a Diablo 4, quindi provate a farlo. Questo video non è sponsorizzato, è la voce di un fan che vi parla dal cuore, perché io ci tenevo tantissimo e non credevo di rimanere così deluso da un gioco che aspettavo così tanto. Ero veramente in hype per Diablo, sia perché lo adoro nel suo gameplay, sia perché volevo vedere il mondo di gioco come l'avevano rifatto, perché adoro quello che hanno come ecosistema, come mondo di gioco, come lore eccetera. Adoro la sua storia, mi piace un botto, quindi c'è tanta lore in Diablo, c'è tanta lore, non è solo il picchia, anche se quello è il core del gioco, c'è tante cose fighe da sapere nella storia del gioco, nella storia dei personaggi, sapere che c'era Lilith e Inarius, ero andato fuori di testa, poi me l'hanno trattato un po' così, perché Lilith è uscita bene, Inarius secondo me ha fatto la figura del pagliaccio e non me l'aspettavo davvero, però comunque tante cose del genere. Io sono proprio contento, spero che non facciano cazzate adesso, spero che nella Season 3, quando uscirà, prendano tutto il buono che c'è stato in questo e continuano a migliorare quello che c'è da migliorare invece di cambiare quello che c'è, perché c'è bisogno di questo ritmo, c'è bisogno di questa cosa, e non importa se non giocheremo 3 mesi tutti i giorni 8 ore al giorno perché c'è il contenuto, non importa, non è mai stato questo il loro obiettivo, l'avevano anche detto, non vogliono un gioco che vi costringa ad ogni season a giocare per l'intera season, non vogliono monopolizzare l'attenzione del giocatore, vogliono darvi un contenuto divertente. Per questo nella season 1 secondo me ci sono riusciti quasi per niente, perché era veramente blanda come cosa, era letteralmente continuare a fare quello che facevi prima con un potenziamento in più. No, bene, sbilanciatissimo, il Barber era completamente rotto, non aveva nessun senso di esistere, era l'unica cosa che potevi usare in qualunque classe praticamente, quindi ne. Però da lì in avanti adesso hanno dato senso al mondo. Il fatto di avere un open world così e non dargli senso, perché dopo il livello 50 non te ne fregavi un cazzo di fare niente se non per qualche marea o qualche borbosso ogni tanto quando ti capitava l'occasione, è uno spreco, era uno spreco incredibile, era uno spreco cazzo. Adesso con questa cosa, per fortuna, ogni cosa che avevi a fare ha senso, basta, che se no mi mandate a fanculo perché l'ho ripetuto 70 volte. Questo è quanto, ragazzi, io spero che sia stato un video non neanche utile, perché non è che sono consigli o guide, però volevo togliermi questo peso perché secondo me davvero, provatelo.
Provatelo adesso, provatelo. Qualunque classe voi vogliate fare. Se poi se fate il druido, che è un uomo così fiero, sono felice per voi. Guardate che bell'uomo. Ho cambiato la skin ieri, è terribile secondo me. Però vabbè, dai, va bene. Comunque è bellissimo il druido, è sempre una meraviglia. È un barbaro che ce l'ha fatta. Perché il barbaro è fortissimo, però secondo me devono spingere di più sugli effetti. Devono fare delle cose un po'... Deve essere un po' più bello da vedere, ok, rispetto a quello che è. Non il personaggio, il barbaro è tipo bellissimo, ma il gameplay, quello che vedi sullo schermo, secondo me, la trottolina, sì, un po', magari un po' cambiare. Rispetto a lui che diventa l'orso, quello, basta. Signori, è stato un piacere. Io spero di rivedervi su Diablo. Il clan è sempre attivo, siete comunque in tantissimi nel clan. Il clan è cappato, ma in realtà poi le persone collegate non sono mai tantissime, perché tanti di voi sono rimasti scottati, ne sono sicuro, ma qualcuno di voi sta ritornando, quindi sono felice che sia così. Bravi, bravi, bravi. Quindi ben ritornati a voi e niente, ci ribecchiamo in game se voi ci siete, se no in live su Twitch, eccetera. Mercoledì, quindi domani, sarò in live su Twitch con Diablo e vedo di farmare un po' di robe, perché poi in settimana cercherò di fare qualche Uber, qualcosina, perché ancora non ho fatto Duriel. In tutto questo ancora non ho fatto Duriel perché non ero sicuro di riuscire, se non volevo buttare reagenti, ma vabbè, magari ci proviamo. Signori, noi ci vediamo al prossimo video. Buona continuazione, grazie di essere rimasti fino alla fine. Lasciate un like, mi raccomando, è importantissimo. Un commento per l'algoritmo, ma per farmi sapere cosa volete dal gioco e cosa, se vi ci state giocando e se vi ha veramente, e se avete la mia idea, perché magari avete un'idea diversa e comunque non siete contenti e volete dirmi la vostra. Sarò ben felice di rispondervi nei commenti, quindi fatevi sentire. Buona continuazione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!